Grazie a Scaramozzino, e noi qui nelle Marche abbiamo un caso di aggregazione che funziona, in questo caso è l'associazione produttori dei libri, l'APRO. Abbiamo qui il presidente, Pierluca Federici, che ci fa un po' una panoramica del settore olivicolo nelle Marche. Buonasera a tutti, io rappresento il presidente dell'associazione APRO Marche, che poi non è un'associazione, ma in tutti gli effetti è una cooperativa agricola. E la nostra OP viene promossa non solo per formulare una consulenza organica e diffusa, che è anche quello strumento di organizzazione e concentrazione dell'offerta al fine di incrementare il potere negoziale all'interno della filiera agroalimentare e stimolare la competitività. Le nostre aziende a livello marchigiano, l'aveva detto prima il Presidente del Consiglio del Comune di Ancona, rappresenta 19.000 aziende nel mondo olivicolo, l'associazione APRO Marche ne rappresenta circa il 44% dei produttori, con oltre 5.000 soci, di una superficie di ettari pari a 4.613, che noi con i nostri soci comprendiamo il 37%. Con questo cosa significa? Che APRO Marche a oggi è la prima associazione olivicola marchigiana. Cioè, ne siamo veramente contenti e soddisfatti per questo siamo riusciti per merito sia APRO ma sicuramente della nostra Coldiretti, che ha fatto veramente un ottimo lavoro insieme a noi, questa sinergia che noi abbiamo messo insieme in campo. A tutto questo però, giustamente, l'APRO Marche ha anche visto con i nostri tecnici dei fattori di criticità, di punti di forza, di punti di debolezza, priorità di vari interventi che dobbiamo fare all'interno del nostro lavoro e della nostra associazione. Tutto questo è legato come fattori di criticità che noi andiamo a vedere, c'è la necessità di una riduzione dei costi di produzione, cioè abbiamo i costi di produzione molto molto alti, ammodernamento della filiera, sulla trasformazione, sullo stoccaggio, abbiamo dei frantoi molto numerosi ma piccoli, perciò abbiamo delle piccole strutture, con questo non abbiamo possibilità di avere uno stoccaggio per una massa critica abbastanza importante, però ci stiamo lavorando sotto tutti i profili. Concentrazione dell'offerta e valorizzazione del prodotto, questo è importantissimo, perché stava dicendo il dottor Scaramozzino che è importante valorizzare il nostro prodotto. Noi non facciamo quantità, noi facciamo qualità, siamo riusciti a fare qualità per merito di chi? Delle varie associazioni di categoria, che ha dato una grande forza a ognuno di noi come produttore. Io in primis sono produttore frantoiano, perciò vanto, cioè sono contento di essere qui, essere rappresentato sia dalla APRO Marche che dalla Coldiretti. Però se non c'era le associazioni, sicuramente questo salto di qualità non l'avremmo fatto, sicuramente, in tutto e per tutto. Perciò bisogna riconoscere questo. Garanzia delle tracciabilità delle produzioni, stiamo facendo con i nostri tecnici a livello capillare in tutta la regione Marche. Necessità di adattamento ai cambiamenti climatici in corso. Vediamo che quest'anno abbiamo iniziato con quasi 15 giorni prima dello scorso anno la raccolta delle olive. Se vediamo da 5 anni a questa parte, abbiamo addirittura iniziato un mese prima. Stavo parlando con un tecnico della nostra associazione che nella freccia di Macerata ha iniziato la frangitura il 23 di settembre, perciò pensate voi a che livelli siamo arrivati, con delle rese che non credevo ottimali, addirittura da un 9 al 10%, così mi era stato riferito. Perciò pensate il cambiamento climatico, che cosa, che effetto ci ha portato, ciò questo è importante. I nostri punti di forza invece sono un'elevata potenzialità di differenziazione dei prodotti, delle produzioni. Produzioni perché noi facciamo prodotti anche in nuovo cultivar, dove diamo un valore aggiunto maggiore al nostro prodotto finale, che è con le varie varietà. Elevato valore ambientale, paesaggistico e storico, questo sicuramente l'olivo
è una delle piante fondamentali che abbiamo nel nostro territorio. Qualità delle produzioni, capillare locazione dei frantoi in tutte le aree olivicole, forte potenzialità di penetrazione nei mercati esteri e anche italiani, ampia base di approvvigionamento della materia prima, questo è quello che si diceva prima. Pensiamo che nella regione Marche la nostra produzione è del 40% del fabbisogno della regione, perciò l'altro 60% automaticamente i consumatori si devono cercare con prodotto di mercato, perciò prodotto base, oppure andare fuori al nostro territorio marchigiano. I punti di debolezza è la frammentarietà della struttura produttiva, quello che si diceva prima, professionalità non elevata, e questo apre un marco e Coldiretti si sta mettendo in gioco facendo dei corsi, sono tutti produttori che avevamo fatti, stiamo facendo e ci abbiamo in programma da fare in futuro, sicuramente. Un ritardo nell'introduzione delle innovazioni tecnologiche, questo è importante perché ancora abbiamo nella nostra regione molti frantoi ancora nel vecchio metodo, dove molto probabilmente qualcuno ancora è legato a quel bel vecchio metodo, la famosa pietra che gira, le maci, il frantoio, però la qualità purtroppo non viene fatta con quel metodo lì, se ormai è obsoleto sicuramente, perciò bisogna che anche i frantoi si adattano, perciò si rimettono in gioco sul discorso tecnologico. Forte oscillazione delle produzioni in termini qualitativi e quantitativi, a rischio di abbandono culturale nelle aree marginali, limitata capacità di stoccaggio dei frantoi, che già avevo detto prima. Priorità di intervento, ristrutturazione degli impianti e incremento delle loro capacità di stoccaggio, orientare l'intera filiera all'integrazione e alla concentrazione degli interventi, favorire lo sviluppo di assistenza tecnica per la gestione integrata, l'orientamento dei servizi, formazione di imprese olivicole, programmi di formazione e promozione al consumatore. Questo pure ci stiamo lavorando moltissimo, stiamo lavorando sui produttori, dandogli il massimo di servizio con i nostri tecnici, ma stiamo lavorando anche moltissimo sulla promozione e la conoscenza di il vero olio extravergine olivo marchigiano. Perché questo? Perché se facciamo un ottimo prodotto e dall'altra parte il consumatore non lo riconosce, automaticamente è inutile, che è un lavoro messo lì solo per niente. Perciò educare il discorso della valorizzazione verso il consumatore è importante. Perciò stiamo lavorando fortemente anche all'interno delle scuole. Delle scuole con dei progetti che abbiamo iniziato un paio d'anni fa e li stiamo portando avanti. È molto importante, questo è stato un risultato che veramente è stato ottimo, parlando con i tecnici che hanno fatto questi primi approcci, perché il bambino è importante, lo individua subito un ottimo prodotto, c'è un ottimo palato, perciò se riusciamo a far capire al bambino, noi educarlo su questa strada qui, sicuramente ci avremo delle generazioni dove il nostro prodotto sarà valorizzato sempre di più e lo conosceranno sempre di più. Perciò ecco quello che ha messo in campo e sta mettendo in campo Apro. Abbiamo fatto dei progetti insieme ai frantoi, facciamo dei corsi di formazione a livello pratico sul campo, cioè corsi di potatura sia per produttori e sia per hobbisti, perciò lavoriamo a 360 gradi. L'ultimo progetto che abbiamo messo in campo è stata questa è la terza campagna, ogni produttore è protagonista, diamo un servizio, abbiamo una decina di frantoi che ha aderito al nostro progetto, abbiamo all'interno dei frantoi tutti i produttori, sia produttore di una certa importanza, sia produttori più piccoli, se vogliono avere un'analisi chimica, un'analisi organolettica ufficiosa, non ufficiale perché noi non possiamo dare la certificazione, però con i nostri mini laboratori riusciamo a sapere che livello di acidità e perossidi ci può avere ogni singolo produttore con il proprio olio. Perché questo? Perché questo è anche, fa parte dell'educazione sempre nel contesto olivicolo. Questo è fondamentale. Proprio oggi stavo parlando con dei tecnici che stanno facendo dei prelievi all'interno dei frantoi,
abbiamo un'acidità bassissima, viaggiamo intorno a 0,1 per osti 5-6, perciò quest'anno abbiamo una varietà e una qualità altissima, di altissimo livello, questo è un dato certo. Quello che diceva il dottore prima, io dico che è importante, cioè noi non possiamo assolutamente scendere, cioè, i prezzi, lui parlava di un mercato medio di 5 euro, assurdo, noi qui nella nostra regione minimo per stare dentro con i costi dobbiamo viaggiare intorno ai 10 euro, questo è sicuro, è un dato di fatto, noi facciamo solo piccole qualità e quantità, noi abbiamo dei produttori che all'interno delle 12 ore vanno a morire le olive, io faccio da testimone perché purtroppo li vedo in prima persona, perciò solo esclusiva qualità, poi dopo io credo che se manteniamo le 48 ore sicuramente la qualità ancora rientra alla grande, però questo fa sì che il produttore crede su quello che fa, cioè ci crede fino in fondo, qui sicuramente ci avremo un 50-60% di produttori e sicuramente quello che io dico loro lo capiscono e sicuramente mettono tutto il proprio impegno. Sappiamo pure che negli anni abbiamo diminuito le rese, no? Sapete tutti, non lo so, ma viaggiamo intorno quest'anno a un 10-11% di media, no? Le prime olive viaggiavano anche intorno a un 6-7%, perciò facendo una botta dei conti io credo che neanche 10 euro al chilo uno potrebbe starci dentro, no? Se facciamo questo, però la media di quest'anno è un 10-11%. Ciò, tutto questo fa sì che noi siamo arrivati a un certo traguardo che sia l'associazione sia i produttori si erano prefissati negli anni precedenti, fare qualità. Ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo, ci lavoriamo, ci stiamo lavorando tutti insieme e questa è la prima cosa. Perciò io chiudo ringraziando tutti, invito ai produttori che qualsiasi problema di qualsiasi genere l'associazione è presente sia Apro che Coldiretti, io adesso faccio voce anche per Coldiretti, però sicuramente Coldiretti che no, il presidente è qui, perciò no, io adesso mi sono permesso, però come Apro sicuramente, perciò abbiamo questa disponibilità su qualsiasi problema e eventuali informazioni. Io vi ringrazio, viva l'Olio Extravergine Unia Marchigiano, grazie. Thank you.